No, 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 non te lo firmo l'autografo. Sono troppo underground, troppo musica alternativa. Vedi che sono di una bellezza alternativa. Non firmo autografi. Non lo firmo, ho già detto che non lo firmo. Non te lo... Ah, lo firmi tu? Ah, è un assegno? Ah, per me? Scusami, certo che capisco. Cioè, ma capiamoci meglio se hai quel problema della differita. Capisco benissimo. È importante arrivare a tutti con la propria musica, perché o serve l'umanità intera, altrimenti non ha senso un computer che scambia informazioni solo con se stesso. Underground. Sì, 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 quello che mi serve è un fan Basilicata. Ci pensavo questa mattina, avevo proprio bisogno di avere direttamente un fan Basilicata. E tutto quello che mi serve per farmi capire meglio, per farmi ascoltare meglio, è un Basilicata. Ecco cosa mi manca, come al papà manca mamma. Ricambio generazionale, cioè due dischi e sei finito. Rottamiamo il tuo artista preferito prima che tu l'abbia capito. È il consumismo. Escludi vecchie affacciate ai palazzi. Per il resto la fico è solo un'invenzione, sì, per vendere più pazzi. Ho fatto gavetta a teatro. L'ultima parte che ho recitato è stata a me stesso. Ma non ero credibile, mi hanno scartato. E ora voglio di più, Gesù. Ho bisogno di aiuti, Putin. Io non sputo nel piatto in cui mangio, però mangio nel piatto in cui sputi. Quello che serve a me è un fan in Basilicata. Ci pensavo tutti i giorni, ci penso. Un fan in Basilicata. So che cambierebbe tutto se avessi almeno un fan in Basilicata. Ecco cosa mi manca, come al papà manca mamma. Mamma, ciao mamma. Sì. Esco dal barbiere, sbarbato come Barbie. Vuoi fare quattro salti? Sai dove trovarmi? Faccio sentire Shaggy, faccio sentire The Sad, faccio sentire i cessi, opere d'arte, Duchamp. La pancia nuda sulle piastrelle fredde. Dici che sei imbarazzata? Beh, non si direbbe. Ricordo con la lingua, sfogliandomi il palato. Celebro il celibato e faccio l'amore a modo mio. Mio. Faccio l'amore a modo mio. 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 Faccio l'amore a modo mio. 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 Faccio l'amore a modo mio. Faccio l'amore a modo. Fai ah. Fai respiri grossi e poi fai ah. Come se non ci fossi. Penso a tutto io, come ha fatto Dio. E se Dio mi vuole vivo, l'amore è il motivo. Domani in prima pagina ci troverà il mio viso. Titolo il primo uomo tornato dal paradiso. È una prigione, non ci vivrei neanche morto. Perché ho il cuore contorto e faccio l'amore a modo mio. Mio. Faccio l'amore a modo mio. 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 Faccio l'amore a modo mio. 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 Faccio l'amore a modo mio. Faccio l'amore a modo. Faccio l'amore a modo tuo. A modo del cameraman. Faccio l'amore a modo di un capo. A modo di un governo. Faccio l'amore a modo tuo. A modo di Simona. Faccio l'amore a modo di Sindona. Sindora. Sindora la pillola. D'Argento amico. Ciao. Molto bene, adesso non sono più. Senti, ma questo è l'amore a modo mio o un fan in Basilicata, almeno uno? È un medley, è un aspettavo tutta la vita per fare un medley, questa è stata la mia occasione, ti ringrazio. È un fan in Basilicata, sì. Almeno uno. Sì, è il mio sogno, quello di avere almeno un fan, perché non mi hanno mai chiamato a suonare in Basilicata. Poi in realtà da quando è uscito il brano si sono manifestati dei fan in Basilicata, però ormai la canzone era quella, il disco era uscito. Un domani magari. A vivere aiuta a non morire il tuo CD, sì. Che ha un successo pazzesco, sì, è in classifica. Sì, lo so, mi dispiace. No, una cosa bruttissima. No, lo so, Senti, intanto devo dire, questo lo voglio dire, grazie a Morgan, l'hip hop ha preso piede in Italia e insomma vero, sono venuti sì. un sacco di talenti. Anche grazie a gente come Morgan che ha sponsorizzato questo genere. A proposito, Morgan ha filmato? Come Castagna? Morgan, a proposito, ha filmato? Ma gliel'ho già detto di sì. Dicelo, Simona. L'ho già detto, sì. Quindi sarai sì. Factor, ecco. Sarà X Factor.
Sarà sì. X Factor, Morgan. Esatto. Okay. Ti dico anch'io. Okay. Le, un fan a Roma ce l'hai che è Costanzo. Grande Costanzo. Bravo, bravo. Grazie. Grazie di tutto. Ti seguo da un sacco di anni. Senti, Fabri Fibra ha detto di te che sei il più bravo a scrivere insomma il rap in italiano. Sì, e la cosa ti crea ansia da prestazione? Tantissimo. Sì. Sì, sì, ma a me crea tutto ansia da prestazione, anche tagliarmi le unghie, tipo, mi crea. Ah, sì. Ecco, va bene, ma l'amore a modo tuo com'è, se si può dire? Ma potremmo parlarne magari in separata sede, ecco. Ecco, no, perché la Foria mi aveva chiesto questo. No, Foria, sente la primavera incredibilmente oggi. No, voleva sapere com'era l'amore a modo tuo. Curiose tutte, io, la Cristina, la Vera. Con molta tenerezza. Fa molto, ma si fa sì. Molta tenerezza, è lo vero. So, grazie. Grazie. Va bene, i fans potranno vederti quest'estate? Yes, trovano tutte le date sul mio Facebook, cioè inseriamo nella stringa di ricerca D'Argent Amico, tutto attaccato. D'Argent Amico, tutto attaccato, sì. Quindi tutti, insomma, seguiamo questo D'Argent Amico, questo grazie, nuovo, mica tanto, grandissimo successo al primo album, no? Grazie, sì. Complimenti. Grazie. Grazie D'Argent Amico. Ho già detto grazie. Dimmelo di nuovo, grazie, fantastico. E stai qui con me perché c'è Nosotti, Marco Nosotti, me lo presenti un po' rap, Marco Nosotti, dallo stadio di Milano? Marco Nosotti è uno che come Fibra si è fatto i cilotti. No. Per carità di Dio! Chi è Marco Nosotti? È lui, so. È il nostro... Ah, mi perdoni, cosa si deve fare per campare, ha ragione. Dillo a me cosa devo fare. Diciamocelo insieme, dopo ci chiamiamo e ci diciamo. Cosa va facciamo? Bene. Troviamoci. Marco, buonasera! 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 Auguri a tutte le mamme, anche a te Simone. Sono un po' in ritardo sulla giornata, ma vado in onda adesso. Non preoccuparti. Esatto. Abbiamo avuto delle mamme molto famose, anche lì allo stadio di Milano. Com'è stasera questa partita? È una partita molto hot, come si suol dire, no? Hot, esatto. È molto hot, perché insomma il Milan non può non vincere, no? Per arrivare a questo terzo posto. La Roma non può non perdere perché deve arrivare in UEFA, quindi ci sarà un bel gioco. Cosa dici tu? Penso proprio di sì, perché sono due delle quattro squadre che hanno il maggior possesso palla, due di quelle quattro squadre là in avanti in questa classifica delle statistiche della Lega, che tirano di più in porta, per la verità con una percentuale di realizzazione maggiore la Roma. Sono due squadre che si presentano qui con un tridente per parte molto interessante. Il Milan, ci sarà Boateng, Balotelli, 11 gol in 11 partite, non ha mai fatto così bene e vuole arrivare al suo record stagionale che sono 13 gol. E poi c'è il Shaarawy, ha bisogno di una chance in più per ritrovarsi e ritornare quello di prima, che ha detto El Shaarawy: segno e vinciamo, perché questo è importante per andare in Champions League, i tre punti per il Milan. Dall'altra parte c'è una Roma che si presenta qui con Totti, dovrebbe essere Osvaldo e poi Lamela, e Osvaldo in ballottaggio con Destro. Comunque si tratta di grandissimi giocatori. Ma noi abbiamo Totti al telefono, Marco. Sì, Totti, penso... sente la partita, Totti. Sì, penso che ha detto tutto Nosotti, è normale. Sì. Che... La frase più bella del mondo non è ti amo, ma Roma in vantaggio. Oh. Vabbè, ti amo, lo dici tante volte a Hillary, Totti, no? Caro Francescone. Quindi, che dici? Insomma, sarà una partita tutta all'attacco per entrambe le formazioni? Totti? No, sono io. Totti, sono io. Con Nosotti. Con tutte queste voci. Le voci dentro. Sì, sarà una partita abbastanza spregiudicata, direi, da parte di entrambe, perché voci, sia da una parte che dall'altra c'è qualità e ci sono dei giovani molto interessanti, specialmente in difesa della Roma. Poi da quando è arrivato Andrea Zoli, qualche accorgimento in difesa rispetto al suo maestro Zeman, la Roma lo ha portato, e dicevo anche per la Roma deve avere punti importanti per l'Europa League. Certo, la Roma punta, ovviamente come la Lazio, alla finale di Coppa Italia, che apre le porte anche per l'Europa League. Ma questa sera sarà una sera in cui nessuno si tirerà indietro, vedrai. Senz'altro, sarà una grande sicuramente... partita qua alla pienotto. Ecco, stai già dicendo che insomma, anche se il Milan vincesse, poi per la Roma c'è la Coppa Italia. Ecco. Sì, così possono... Volevi dire così, insomma, rigirando. Esattamente. Molto bene. Caro Marco, ti sei guadagnato la pagnotta, cielo, un panino anche questa sera. Buon lavoro a te, la seguiremo su Sky 1, su Sky Sport 1 naturalmente. Grazie D'Argent, se grazie vuoi. A voi. Posso tenere il CD anche tuo. Gratuitamente, grazie. Grazie di cuore a D'Argent Amico. Guardiamo, possiamo guardarlo?
No, allora, benissimo, stai qua con me. Salutiamo Vera Spadini. Ciao Vera. Ciao. Tu sei fidanzato? Io sì. Ecco, allora niente. Cristina. Cristina, andrai stasera allo stadio. Saluta Riccardo, ben fortunato. Stasera la Golden Couple insieme allo stadio. Ciao Barbara Foria. Ciao. Quanta foria. Molta foria. Acchiappa molto. Grazie a tutti. C'è stasera, c'è Rock & Roll Night. E domani? No, domani. Domenica 19, ultima puntata di questa stagione divertentissima. Grazie Dargen. Grazie. Ti saluto.